questo è il giorno di indipendenza di nostro paese, ma anche oggi ma tanto triste per noi perché è già 6 mesi di guerra in nostro paese. Ricordando oggi questo giorno, diciamo forte al tutto mondo: Ucraina, un paese indipendente e libero. Oggi noi facciamo questo tipo di manifestazioni in 75 città e tutte le nostre manifestazioni che facciamo in paesi liberi e paesi democratici. Questo è il giorno di indipendenza di nostro paese, ma anche oggi ma tanto triste per noi perché già 6 mesi di guerra in nostro paese. Da 24 febbraio abbiamo tutte le nostre città sotto le bombe russe. Le nostre persone sanno che è abbastanza pericoloso ora essere in Ucraina e festeggiare. Sappiamo che stanno bombardando le nostre città. Se voi guardate, in quasi tutta Ucraina sotto le bombe. Ma anche se è così, ci sono tante persone coraggiose, anche europee, che vengono in Ucraina. Cosa sono questi nomi sulla bandiera? Questi sono proprio direttamente dalla prima linea del fronte. Io faccio volontario, allora dono il cibo e medicina per i nostri difensori e questi sono ringraziamenti, un dolore profondo e una orgoglia del popolo che si è formato a questa forza. La nostra indipendenza è stata proclamata 31 anni fa e noi vogliamo essere così. Non vogliamo mai essere sottomessi sotto la Russia o sotto qualcun altro paese. Perciò, ricordando oggi questo giorno, diciamo forte al tutto mondo: Ucraina, un paese indipendente e libero. Noi non vogliamo nessun comandatore in Ucraina perché siamo forti. Ringraziamo tutti per aiuto, ringraziamo a tutto il mondo perché finalmente il mondo ha capito che cosa è mondo russo in Bucha, anche in altre città. Sono stati crimini mai visti e nessuno non poteva immaginare questa cosa. Anche adesso guardando noi piangiamo. Non possiamo vedere perché sono stati ammazzati i bambini. A noi serve di più, servono le armi e serve che gli italiani smettano fare il business con la Russia. Queste due cose. Slava Ucraina! Героям слава!